Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi della challenge che ho provato a fare riguardante i libri, che è la 7 libri in 7 giorni. Come sempre, giù nell'info box troverete i link dei vari libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo in caso di ordine tramite questi link, ma semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il mio canale. Altro modo per sostenermi è quello di iscrivervi e lasciare un like e un commento. Detto questo, di che cosa si tratta questa challenge? È abbastanza intuibile. Si tratta di leggere, riuscire a leggere 7 libri appunto in 7 giorni. Io li ho scelti in realtà più di 7. Ho deciso di fare questa challenge perché mi sono resa conto di avere tanti libri in casa, piccolini, che sono lì da tanto tempo e che appunto non ho ancora letto. Quindi, visto che io amo fare liste un po' tipo Dante e mi piacciono le sfide, ho detto vabbè, facciamo questa challenge e guardiamo perlomeno di smaltire alcuni libri. È una challenge che vorrei poi riuscire a fare, spero, almeno una volta al mese, in modo appunto da poter smaltire tutti quei libri che ho da tanto tempo in libreria. Ma partiamo subito. Il primo libro che ho letto è un libro di quelli da smaltire, che avevo da smaltire. Sto parlando di Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Questo libro ce l'ho da quando avevo 13 anni, perché era il libro che mi avevano dato da leggere alle medie e che io non avevo mai letto. Quindi sono passati tanti anni, tanti, 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 parecchi. Non l'avevo mai letto, non ho mai letto il libro di Calvino, ce l'avevo lì da 180 milioni di anni, ho detto vabbè, lo leggo, se non mi piace lo vendo, se mi piace bene, perlomeno sono riuscita a leggerlo. E mi sono resa conto di essere stata una stupida per non averlo letto prima. Allora, intanto questa è una storia ambientata in Liguria. È un librettino piccinino di 159 pagine che si legge molto velocemente. È ambientato a Liguria all'epoca della resistenza partigiana. Il nostro protagonista è Pin, che è un bambino. È un bambino che non ha amici e che passa tutto il suo tempo all'osteria del paese con gli adulti. Pin ha un posto segreto che è appunto il sentiero dei nidi di ragno. Lui non ha mai portato nessuno in questo sentiero, in questo posto segreto, ma appunto il suo sogno è quello di portarci qualcuno, ma non qualcuno a caso, vorrebbe portarci un amico speciale, che però ancora non ha trovato, quindi questa diciamo più o meno è la trama. La scrittura di Calvino è scorrevolissima, piacevole, superata le prime 2 o 3 pagine che mi hanno un attimo lasciato così, ho detto oh no, se scrive così non riesco ad andare avanti. In realtà è stato solo il primo impatto, le primissime pagine, poi la lettura è andata velocissima, infatti sono riuscita a leggerlo in un giorno. Si parla di guerra, di resistenza, ma è una storia raccontata attraverso gli occhi di un bambino che è Pin. È questo bambino che mi ha fatto tanta tenerezza e tanta tristezza perché è un bambino che non è capace di stare con gli altri bambini, di giocare con gli altri bambini perché non l'ha mai fatto, nessuno gliel'ha insegnato, quindi non ha nessun amico della sua età e di conseguenza è costretto a stare con gli adulti, ma gli adulti in fondo non è che gli piacciono così tanto e lui neanche li capisce perché appunto in realtà è un bambino, quindi è un personaggio che sta in mezzo, non è né carne né pesce e è veramente solo e mi ha fatto veramente tanta tristezza. Allo stesso tempo però questo libro mi ha fatto scompisciare dalle risate perché è un libro molto divertente, nonostante si parli di resistenza, di guerra, nonostante appunto abbiamo questo bambino che è veramente triste. È un libro che è riuscito a farmi ridere più volte proprio per le uscite che ha Pin, che sono veramente molto divertenti. Inoltre, ho trovato molto bello il contrasto che abbiamo tra i partigiani e
gli uomini del Carrugo, che sono descritti in maniera molto veritiera, sono delle persone con pregi, con difetti, soprattutto difetti, debolezze, e appunto sono dei personaggi molto reali, molto veri, e questo realismo dei personaggi si va a scontrare con il posto segreto di Pin, che invece è un luogo quasi magico, incantato, un luogo dove Pin si sente al sicuro, e mi è piaciuto molto appunto questo contrasto tra questi due elementi. Comunque è un libro che assolutamente vi consiglio di leggere, si legge velocemente e non in realtà è molto più piccolo di così, perché abbiamo tutta una parte di cronologia, di cose varie, commenti, e quindi porta via tante pagine, ma in realtà il libro è questo, quindi è veramente piccolo. Si legge velocemente. Voglio leggere assolutamente altro di Calvino. Se avete qualche titolo da consigliarmi di Calvino, fatemelo sapere, perché io ho solo questo, però appunto vorrei leggere altro. Mia sorella mi ha consigliato Malcovaldo, non so, vediamo un po'. Dopo aver letto Il sentiero dei nidi di ragno, ho preso un altro libro che avevo anche questo da una vita, perché anche questo ero alle medie più o meno quando l'ho preso, e poi non l'ho mai letto, non so perché. Questo non era una lettura imposta dalla scuola, ma era un libro che, non lo so, forse mi è stato regalato, però non ho mai letto. Sono 121 pagine e sto parlando di Una bambina e basta di Lia Levi. Edizioni EO, questo è il libro. È un libro autobiografico ed è la storia, appunto, che raccontata dall'autrice di quando era una bambina all'incirca di 12 anni, ed era costretta a spostarsi per tutta l'Italia fino ad arrivare a Roma, dove viene appunto nascosta in un convento per lei e sua sorella, per sfuggire appunto alle deportazioni dei nazisti. Questo secondo me è un libro adatto sia ad adulti sia a bambini, nel senso che non è un libro, si parla di guerra, deportazioni, eccetera, però anche se è autobiografico, non è un libro violento, crudo, forte, quindi può essere adatto anche a dei bambini, dei ragazzini, ma allo stesso tempo è adatto anche agli adulti, perché è un libro che comunque non annoia. Io questo l'ho letto in una mattina. Non annoia, è scorrevole, è una lettura piacevole nonostante appunto l'argomento trattato. Che dire, è una bambina che fa un sacco di domande, chiede in continuazione perché a tutti, ai genitori, ma di quello che sta succedendo, ma non sempre riceve le risposte ai suoi perché. Ma nonostante questo, Lia è una ragazzina sveglia, e quindi tante cose riesce comunque a percepirle, a capirle più o meno, anche se non sono i genitori a spiegargliele. Anche qua si parla di una storia di guerra vista con gli occhi di una bambina. E che dire di più? Questo, a differenza del Sentiero dei Nidi di Ragno, che è una storia più o meno veritiera, ma comunque inventata di fantasia, questo è un libro autobiografico. Quindi, secondo me, c'è poco da dire su un libro autobiografico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Nel senso, è un libro, sono libri, secondo me, più o meno tutti da leggere. Questo ve lo consiglio perché è corto, porta via poco tempo, non è molto crudo, non è molto forte, quindi se siete delle persone molto sensibili a questo argomento, questo libro può far per voi, può andare benissimo. Scrittura scorrevole, vi consiglio di leggerlo. Altro libro che ho letto, il terzo libro che ho letto, è stato Streghe, un libro di Adriana Maffei, edito Flower ED. Questo è un libro che avevo in wishlist da tantissimo tempo. Il prezzo di copertina è 14 euro. Appunto, lo volevo acquistare da tanto tempo, ma avevo tante letture da completare, avevo tanti libri. Ho sempre rimandato l'acquisto fino a quando non l'ho trovato usato su Vinted e praticamente in condizioni perfette, come nuovo. Quindi l'ho acquistato e l'ho letto subito per questa challenge, perché ha solamente 158 pagine. È un libro che, per quanto mi riguarda, è un ni, cioè nel senso,
Non ho dato un voto altissimo, neanche brutto, è un libro che si fa leggere. È una storia che abbraccia quattro epoche diverse. Tutto parte con Benedetta, che acquista una tela in un negozio di robi vecchi e scopre che la tela che ha acquistato è stata dipinta da un suo avo. E la donna ritratta in quel dipinto è una strega, la strega Paolina. Appunto, è un dipinto. Viene dipinta la strega Paolina che brucia sul rogo e Paolina, prima di morire, lancia una maledizione al pittore e a tutta la sua stirpe, la sua famiglia, le generazioni future. E quindi è una maledizione che Benedetta è intenzionata a spezzare. Attraverso delle visioni che Benedetta ha, riusciamo a scoprire le varie vite di Paolina. La storia è interessante, mi è piaciuto il fatto che le protagoniste della storia siano delle donne, delle streghe, quindi delle donne forti. Questo a me piace sempre trovarlo nei libri. Si intuisce molto la ricerca storica che c'è dietro a questo libro, si parla anche di Etruschi, che è una cosa molto interessante perché se ne sente parlare secondo me poco, soprattutto in libri fantasy. Altra cosa che mi è piaciuta è la scrittura fluida e semplice dell'autrice, che appunto permette una lettura abbastanza veloce ed è un libro, appunto, come dicevo, ricco di donne forti che dedicano la loro vita ad aiutare il prossimo, cercando in tutti i modi di realizzarsi, realizzare i propri sogni e che vengono sempre ostacolati da qualcuno. Al centro di tutto c'è la paura che il genere umano ha per il diverso, soprattutto se questo diverso è una donna intelligente, forte, acculturata, intraprendente. Questo più o meno succede anche adesso. Non sono riuscita ad apprezzarlo fino in fondo perché il modo in cui Benedetta riesce a spezzare la maledizione veramente si risolve, cioè lei capisce come spezzare la maledizione e la spezza in tipo quattro pagine. Quindi è stato bello leggere tutte le varie vite di Paolina e ok, però poi mi aspettavo qualcosa di più, nel senso di trovare una Benedetta che fa qualcosa, che fa delle indagini per scoprire come distruggere questa maledizione, eccetera, invece no, si risolve tutto in poco tempo. Quindi questa cosa non mi è piaciuta più di tanto. E in alcune parti sono andata un pochino più a rilento, non so perché. Quindi questo in realtà ci ho messo un giorno e mezzo per leggerlo, nonostante siano 158 pagine. Questo appunto fa capire quanto la lunghezza del libro a volte non serve a niente. Io a volte ho impiegato un mese e mezzo per leggere un centinaio di pagine e 2 o 3 giorni per leggere un libro di 500, quindi dipende un po' anche da quanto la storia riesce a prendere il lettore, secondo me non conta il numero di pagine. Comunque è una storia carina che mi ha fatto passare del tempo, ma che sono contenta di averla presa a 13 euro perché a 14 euro forse non avrei dato 3 stelle a questo libro, ma ne avrei date di meno. Come quarto libro ho letto L'incredibile famiglia Appenzell, questo qua. Un libro che si legge velocemente, illustrato da Benjamin Lacombe, che è il mio illustratore preferito, secondo me nessun illustratore è meglio di lui, e scritto da Sebastian Perez. Questo è un libro che ho preso usato su Vinted, ma praticamente è nuovo. Il suo prezzo di copertina è 25 euro. Io ho acquistato questo libro e altri due in un set e ho pagato tutti e 3 i libri 19 euro, quindi mi è convenuto tantissimo. È un libro meraviglioso, ha delle illustrazioni bellissime, spettacolari come sempre, ma è proprio curato nei minimi dettagli ed è veramente secondo me bellissimo, proprio sono quei libri da tenere, i libri di Benjamin Lacombe sono sempre, secondo me, da tenere come collezione, da collezione. Questo in particolare è molto bello, conosciamo in questo libro la famiglia Appenzell, che è appunto composta da persone molto molto speciali, come si può intuire anche dalla copertina.
La storia è raccontata da Vittoria in prima persona. Vittoria appunto racconta questa storia attraverso delle foto che una sua nonna, che non ha conosciuto, le ha lasciato. Gli Appenzell sono appunto considerati dei mostri, però poi i veri mostri arriveranno nella Seconda Guerra Mondiale, quando appunto andranno a occupare la casa degli Appenzell. Le illustrazioni di Benjamin sono bellissime perché sono delle illustrazioni molto gotiche che mi fanno pensare a Tim Burton, molto appunto sì, gotiche, cupe, che a me piacciono molto. Mi piace questo genere di stile per i disegni, ma in generale. È un libro che tenta di far capire che la diversità non è un qualcosa di cui bisogna aver paura. È un libro pieno di bellezza, però a tratti è un libro anche molto molto triste per la storia appunto che viene raccontata. Ed è un libro che assolutamente vi consiglio da tenere in come collezione, appunto per essere sfogliato e guardato, ma anche per la storia in sé, veramente molto molto bello. Il quinto libro invece che ho letto è Il viaggio di Alla, un libro che volevo leggere da tantissimo, che alla fine ho preso e letto. Edito Fazio Editore, un libro di 148 pagine. Un libro che però non mi ha fatto impazzire e mi dispiace molto perché volevo leggerlo da tantissimo. Questa scrittrice era amica di Tolkien, io adoro Tolkien e quindi pensavo che più o meno mi potesse piacere. Allora, intanto di che cosa parla questo libro? Alla è la figlia di un re e viene abbandonata in un bosco quando era ancora molto piccola. Viene accudita da degli orsi e poi cresciuta con dei draghi. I draghi però sono minacciati dagli esseri umani, come sempre. Odino offre ad Alla una scelta: può rimanere e vivere come draghi accumulando delle ricchezze oppure viaggiare leggera per il mondo. Iniziano così le avventure di Alla. È un libro diviso in tre parti ed è una grande fiaba adatta un po' a tutte le età, perché secondo me può essere adatta anche a dei ragazzini tranquillamente. Dicevo che il libro è diviso in tre parti. La prima parte mi è piaciuta molto, è molto scorrevole, appunto si descrive la crescita di Alla insieme agli orsi, insieme ai draghi e mi è piaciuta molto. La seconda e la terza parte le ho trovate più ostiche, un po' più noiosette, un pochino più lente. Non mi hanno coinvolto appieno, ecco. La prima parte forse mi è piaciuta di più perché mi ha ricordato di più Tolkien. È un classico fantasy ricco di creature magiche, abbiamo i draghi, abbiamo gli orchi, abbiamo giganti, nani, unicorni, quindi insomma, abbiamo poi anche Odino. Abbiamo molte creature fantastiche, abbiamo gli eroi. Quindi se piace il genere assolutamente è un libro che vi consiglio. Non è appunto un libro da buttare perché comunque è un libro che si legge in una giornata, quindi se si ha poco tempo o si vuole qualcosa di abbastanza veloce, questo va bene, però non è un libro che mi ha soddisfatta pienamente. Il sesto libro che ho letto è Uomini e topi di Steinbeck. Questo è edito Bompiani, prezzo di copertina 12 euro, l'ho acquistato usato a 6, mi sembra. 139 pagine, è un libro meraviglioso, il primo libro che leggo di quest'autore. Ho acquistato questo libro perché appunto ne ho sentito parlare benissimo e quindi mi sono lasciata convincere dalle recensioni delle altre persone. Allo stesso tempo ero intimorita perché sotto sotto ero quasi convinta al 100% che alla fine non fosse il libro per me, non fosse la storia per me, lo scrittore per me, e quindi ho detto lo compro, ma sicuramente non mi piacerà. In realtà poi mi ha stupito ed è diventato forse uno dei miei libri preferiti di sempre. Qui si parla di una storia, di una grande amicizia tra due braccianti della California, George e Lenny. George si è sempre preso cura di Lenny perché Lenny è un omone, un gigante che però ha il cervello da bambino. A lui piace lisciare le cose belle
toccare le cose belle, è fissato con i conigli, fa un sacco di tenerezza Lenny. Loro due hanno un sogno ed è quello di acquistare un posto tutto loro dove è piccolo da coltivare con qualche animale per poter appunto vivere di quello che seminano, di quello che raccolgono. Come sempre poi la vita, ecco, non è molto giusta e succedono varie cose. È un libro per quanto mi riguarda magnifico, è un romanzo breve che in pochissime pagine riesce a commuovere, a emozionare tantissimo e non pensavo. La scrittura è una scrittura scorrevolissima e piacevole, ho letto questo libro in pochissime ore perché non riuscivo a smettere di leggerlo. In più è scritto, vedete, grande, cioè ci sono molti spazi, ci sono tanti dialoghi. Poche descrizioni e tanti dialoghi. I personaggi sono caratterizzati benissimo e sembrano reali proprio per come sono descritti, per quello che dicono, per quello che fanno, per quello che sognano. Veramente un libro reale, non saprei come descriverlo altrimenti. Un libro crudo, un libro profondo che parla di amicizia, di sogni, di solitudine. Ed è un libro che ti fa capire la realtà crudele e ingiusta che schiaccia e opprime e sopprime anche i più deboli. Ed è un libro, per quanto mi riguarda, magnifico e che assolutamente consiglio di leggere. Se ancora non l'avete fatto, fatelo. Se non è il vostro genere, provateci lo stesso perché non è neanche il mio genere, ma a me è piaciuto tantissimo. È un librino corto che si legge in brevissimo tempo, poco impegnativo e assolutamente ve lo consiglio. Di quest'autore voglio assolutamente leggere Furore e La Valle dell'Eden, perché anche di quelli ne ho sentito parlare benissimo. Quindi, l'ultimo giorno, il settimo giorno, ho letto, volevo leggere anzi, Il Grande Gatsby. Però poi in realtà ho letto le prime tre pagine, ho capito che non era il momento per quello. Non era il momento, non l'avrei finito di leggere e probabilmente mi avrebbe anche bloccato, quindi ho chiuso il libro e ne ho letto un altro, cioè Peter Pan. Io ho questo libro qua, Alice, Dorothy e Wendy, è il drago della Oscar Wilde. In questo libro abbiamo le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è il primo libro, Attraverso lo specchio, che è il secondo libro che io avevo già letto entrambi, Il mago di Oz, che avevo già letto, e poi abbiamo Peter Pan nei giardini di Kensington, che avevo iniziato a leggere ma che poi ho abbandonato perché l'ho trovato di un tedio, di una noia incredibile, e poi Peter e Wendy, che poi è il libro di Peter Pan da cui è stato tratto, sono stati tratti numerosi film e cartoni animati. Anche questo secondo volume di quest'autore a me non è piaciuto. Allora, a differenza di Peter Pan nei giardini di Kensington che ho abbandonato, il secondo libro, Peter e Wendy, sono riuscita a finirlo, ma una fatica incredibile. Calcolate tra l'altro che io nella mia vita ho abbandonato solo due libri, Christine di Stephen King e Peter Pan nei giardini di Kensington, quindi questa la dice lunga perché di solito arrivo fino alla fine anche se il libro non mi piace, piuttosto ci sto 2 anni per leggerlo ma lo finisco. Quindi questa la dice lunga. Peter e Wendy l'ho trovato noiosissimo, non mi piace proprio la scrittura di quest'autore, non mi piace come è scritto, come descrive le cose, non mi piace i dialoghi che scrive, lo trovo noioso. Veramente, non mi sono piaciuti i personaggi, non mi è piaciuta neanche granché la storia, nonostante la storia di Peter Pan la conoscessi, però mi mancavano alcune cose, perché nei libri, perché nei film e nei cartoni animati magari non sono riportati e quindi non le sapevo, ma veramente non mi è piaciuto nulla. Noiosissimo, non leggerò nient'altro di quest'autore, non so neanche se abbia scritto altro, non ne ho idea. È un libro, questo, Il Drago, bellissimo esteticamente, bellissime illustrazioni, ma non so se lo riacquisterei.
La storia che mi è piaciuta tanto è stato Il Mago di Oz. I due libri di Alice nel Paese delle Meraviglie mi sono piaciuti, ma non è che siano proprio i libri dell'anno. Questi due di Peter Pan insopportabili, quindi boh, non lo so. Forse vi consiglio qualche altro drago. Esteticamente da collezione è bellissimo, però non lo so, sono 25 euro di libro. Detto questo, è stato l'ultimo libro della challenge, il settimo libro, nel settimo giorno. Sono riuscita a terminarlo in tempo e quindi sono felicissima di dire che ho superato questa challenge. Fatemi sapere se avete dei libri da consigliarmi per le prossime challenge, perché io appunto questa sfida dei 7 libri in 7 giorni vorrei ogni mese riproporla. Ho dei titoli da in libreria che già ho, che voglio leggere, come ad esempio Giro di Vite, Il Grande Gatsby o Romeo e Giulietta. Sono dei libri brevi che ho in libreria che vorrei leggere, ma se voi conoscete qualche altro libro breve o comunque un libro che si legge in una giornata, scrivetemelo qui sotto che io così me lo segno, vado a leggere la trama e vedo un po' se mi può piacere o no. Io sono sempre aperta a nuovi consigli. Fatemi sapere se avete fatto anche voi questa sfida, anche se non avete un canale YouTube o un blog, o se avete letto i libri che vi ho appena mostrato. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, perché questo è il modo migliore per sostenermi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!